Direzione conferenza stampa di X Factor. Questo è perché ho il telefono scarico, c'ho il caricatore così. E volevo ringraziarvi, ragazzi. Adesso ve lo spiego nella prossima storia perché ho sprecato troppo tempo a spiegarvi questa cosa qui. Oggi c'ho una voce strana. Volevo dire, comunque, volevo ringraziarvi perché non mi sarei mai aspettato la risposta che avete dato. Ho sputato. La risposta che avete dato. Niente, non ce la faccio. Dicevo, non mi sarei mai aspettato la risposta che avete dato all'annuncio del brano. E spero vi piace il pezzo perché è una cosa molto vera e molto mia. E quindi aspettiamo meno. Monday, back to work, Luca, and this is my new Vintage Chanel bag that I found on The RealReal. I'll put you the link here because they always have some of the best vintage bags. Organizzato un po' di attività durante la settimana che riguardano il brano, alcune molto molto fighe. Per iniziare vi chiedo di scorrere in alto con il dito, presalvare su Spotify, preordinare su iTunes il brano, fare lo screenshot con l'hashtag prima di ogni cosa e metterò like a tutte le foto che verranno pubblicate. Eccoci dove passerò i prossimi 2 mesi della mia vita. Si ritorna alla solita vita di X Factor. Chissà il mio camerino come sarà stato arredato. Eccoci, camerino, tutto uguale a parte un gatto con gli occhi laser che non capiamo il motivo di tutto ciò. Confesso una cosa, ragazzi, no? Noi per 4 anni abbiamo falsificato i pass di X Factor e quest'anno per colpa nostra mettono le foto e tipo una roba strana che non puoi falsificarlo più, ci hanno sgamato. Poi usciamo da Però dopo questa. chiedi a Tony cosa hai detto se ti ha ascoltato. Praticamente a noi non ci caga nessuno e cagano solo Mara, guarda, guarda che diva, guardala, guardala. Non è che tu su ogni cosa. Ma che cazzo è il tuo gioielliere, bitch? Ma chi è il tuo gioielliere? Chi è? Mara, chi cazzo è il tuo gioielliere? Chi è il tuo gioielliere, Mara? Mara, chi cazzo è, Mara? Chi è? Cosa ha detto? Diceva che è venuta male, ma direi come ha fatto. Gelato al cioccolato. Conferenza di X Factor finita, come al solito mi sono fatto riconoscere perché sono sempre antipatico con i giornalisti, non so perché. E mi prometto che sarò più simpatico con i giornalisti. Fioretto. Finalmente a casa con la Mati. Continuate a preordinare, a presalvare prima di ogni cosa su Spotify e iTunes, vi metto sempre il link qua sotto. Pubblicate lo screenshot del preordine e del presalvataggio con l'hashtag prima di ogni cosa, vi metto likes. Grandi. Qui stiamo recuperando un po' di jet lag, stiamo ristabilendo gli orari italiani. Quello è il mio filo, amore, sì.
doing makeup with my Manu for a very special dinner tonight. You're gonna see soon. Thank you, Mara, for organizing it so well. This is not an advertising, but really, if you need a good wardrobe organizer, she's the one. Ciao, amore! Ehi! Ciao, Mati! Leo! Ciao, amore! Ma guardi la tua ombra! Ma che bravo! Bravo! Bravo, bebè! Le sue magiche idee mi sta portando a cena in un posto segreto che una inizia... cena stellata. Una cena stellata in un posto segreto. Vabbè, cioè, perché devi dire, devi precisare stellato per far la figa. Niente, io volevo anche dirvi dove stiamo andando. Ho fatto la storia che la si è incazzata perché dice che è contro le regole. Contro le regole di questa cena segreta. E se le, cioè se le, se dopo le faccio leggere, se non sto alle regole cosa succede? Non puoi partecipare alla cena. Ma meglio, cazzo, io non ci voglio andare. Amici, se siete a casa e state per uscire, vi do un consiglio: mettetevi una giacca perché sto morendo di freddo. Sta facendo un reportage, cioè sta filmando. Ma cosa, perché? Sai che mi stai inquietando? Cosa stai, cioè stai facendo qualcosa di strano? Inizia a aver paura. Raga, siamo in un supermercato. Ma non capisco. Ma perché? La mia festa di compleanno è in ritardo in un supermercato. Oddio! So guys, basically what is happening, I'm publishing this later, but we're organizing a surprise birthday party to feed in a supermarket. Nonna, cosa stai facendo? Hai preso... Ah, una bella figata! Io incomincio con la panna e le fragole, poi sono cazzerone. Tra 9 mesi ci vediamo. Non mi ero sdraiato in un carro. Ho fatto anche una finocchio sulla pancia, scusa. Yeah!
L'amore, prendi gli assorbenti. La dinastia nella musica proprio. Ma perché fai così?